Buongiorno, siamo a Tursi, è in corso la processione dell'effigie della Madonna di Anglona, la protettrice della diocesi di Tursi e Lagonegro. Stiamo per arrivare a uno dei punti importanti di questa processione, il posizionamento dell'effigie della Madonna sul cippo. Qui in passato gli agricoltori, ma anche adesso qualcuno dà ancora credito a questa credenza, a questa voce popolare che in base al vento che spirerà quando la Madonna, ultimati i tre giri, verrà posizionata sul cippo, allora si potrà presagire l'andamento della prossima stagione agricola. Ecco. Questi sono i musicisti della banda di Montalbano Ionico. Ed ecco la statua della Madonna di Anglona. E verrà posizionata sul cippo, sulla collina davanti alla basilica. Monsignor Francesco Rofino, vescovo della diocesi di Tursi e Lagonegro, presiede alla processione. La statua effettuerà tre giri attorno al cippo, anzi no, viene posizionata subito sul cippo. Bisognerà stare attenti al vento, come spira il vento, per avere gli auspici per la prossima stagione agricola. Chiaramente si tratta di una credenza popolare. Ecco il rettore della Basilica di Anglona e Monsignor Francesco Rofino diranno qualcosa ai fedeli. Diamo lode al Signore. La Madonna ha donato a noi il Salvatore. E Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, la Trinità Santissima, ha donato a noi Maria. Maria come madre nell'ordine della grazia. A lei vogliamo rivolgere il nostro cuore, il nostro sguardo e chiederle di avere questo amore materno per tutti noi, per tutta la Basilicata, per tutta questa vasta zona del Metapontino. E vogliamo pregare veramente per il bene di tutti e di ciascuno. Vogliamo pregare perché si realizzi per noi tutto il bene. Diciamo insieme: Ave Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Maria, Regina di Anglona,
prega per noi. Ecco, Monsignor Francesco Rofino ha benedetto i fedeli. Il vento mi pare che sia di ponente, quindi gli anziani mi hanno detto di buon auspicio per la prossima annata agraria. Chiaramente stiamo parlando di una credenza, qui c'è cultura religiosa, devozione religiosa da parte dei fedeli che accorrono da ogni parte della Basilicata, della diocesi di Tursi e Lagonegro e anche dalle vicine comunità dell'Alto Ionio Cosentino, perché la diocesi di Tursi comprendeva in qualche anno fa anche comuni come Rocca Imperiale, Canna, Nocara, e oggi anche da questi centri sono venuti qui sulla collina di Anglona per celebrare la loro Madonna, la loro patrona. Arrivederci.